Benvenuti a Linea di Confine. La storia che vi racconteremo oggi è ambientata a Napoli, precisamente nel quartiere di Scampia. È un'avventura legata ad uno sport, alla dedizione, all'impegno. È la storia di Anna Carrasco, l'arciera di Scampia, campionessa mondiale di tiro con l'arco. Benvenuta. Grazie. Voglio partire proprio dall'inizio. Come nasce la tua passione per questa disciplina? Allora, questa passione è iniziata grazie a mio fratello, che si è avvicinato grazie a una sua amica, giusto per curiosità. Io inizialmente facevo tiro con l'arco anche perché sono una ragazza molto alta, sono alta 1,75, però non ho potuto più frequentare la pallavolo perché l'associazione dove andavo a fare sport, che scampiava, ha chiuso. I miei genitori lavoravano, quindi non avevano molte possibilità per accompagnarmi lontano da casa. Quindi una volta che mio fratello si è avvicinato a tiro con l'arco, ha iniziato a portarmi con lui. All'epoca iniziai che avevo 13 anni, quindi mi ha fatto approcciare a questo sport un po' per gioco, con il paglione, con i palloncini, quindi andavo lì e semplicemente dovevo rompere i palloncini. E poi da lì hanno visto che comunque ero portata, che ero brava, e hanno incominciato ad allenarmi un po' più seriamente. Infatti il primo anno che mi ero allenata al tiro con l'arco già avevo vinto i regionali, sia individuali che assoluti. Quindi hai cominciato a muovere i primi passi in questa disciplina proprio da piccola, però tu mi hai raccontato un aneddoto. Mi hai detto: io ho cominciato ad allenarmi nel corridoio di casa. Noi lo vogliamo dire? Lo vogliamo sentire da te? Sì, mi sono allenata nel corridoio di casa perché dovevo partecipare agli europei e all'epoca non avevamo appunto una struttura adatta per praticare il tiro con l'arco. Quindi non ci siamo arresi, abbiamo trovato l'unico spazio disponibile che era appunto il corridoio e mi sono allenata lì per partecipare agli europei, che fortunatamente ho vinto il terzo posto individuale però il primo a squadre. È stato il primo evento nazionale con la maglietta dell'Italia a cui ho partecipato e fortunatamente ho portato la medaglia in Italia. Praticamente Scampia non aveva una struttura in cui tu potevi andarti ad allenare, che adesso esiste, perché comunque tu vieni anche da una famiglia di, già ce l'hai accennato, di persone che sono appassionate e sono atleti di tiro con l'arco. Sì, guarda, in realtà le palestre a Scampia ci sono, ovviamente sono quelle là degli istituti scolastici. Il problema è che non che non accettavano il tiro con l'arco, però già erano occupate da altri sport come la pallavolo, il calcio, il basket, quindi non c'era posto anche per noi. Fortunatamente abbiamo i miei genitori, perché poi mio padre ha preso in gestione l'associazione, mia madre ha iniziato a tirare anche lei il tiro con l'arco, infatti è tuttora ancora campionessa regionale. E grazie a mio padre che si è fatto in quattro per l'associazione, ma soprattutto per noi figli, perché si è fatto tutti questi sacrifici, era per farci crescere a noi figli a livello arcieristico. E fortunatamente è riuscito a trovare l'istituto scolastico degli discapitati di Scampia, che ti ospita appunto da 9 anni, anche se è un po' altalenanti, perché comunque dovremmo pagare l'affitto della città metropolitana e alcune volte cambiano le leggi, i vari decreti e non sempre abbiamo la possibilità di allenarci. La vostra il vostro club, che è il Club Arcieri Napoli, ha all'attivo 68 medaglie d'oro, forse anche di più, perché quante sono in realtà? Molte di più? Sono 68, sì. Però sono miste tra gare normali, cioè quelle là regionali, comunitari, campionati regionali, campionati italiani. Poi l'ultimo campionato italiano che è stato vinto è da un nostro arciere, che ha vinto il primo posto assoluto tra le gare Hunter e Field, come il mio mondiale all'epoca, perché ci sono diverse tipologie di gare.
le indoor che stanno praticamente in palestra a 18 metri, le halter e field che sono praticamente dei paglioni immersi nella natura, nei boschetti, che si tira dai 5 ai 50 metri, sempre per la categoria dell'arco nudo, e poi ci sono i 3D invece che hanno le sagome, sempre nei boschetti. Luca e io abbiamo vinto i titoli nazionali appunto nell'halter e field. Ecco, raccontiamo proprio i mondiali. Cosa provavi prima di accedervi e poi quando hai vinto? Raccontiamo questa esperienza. Noi abbiamo comunque un video che vogliamo mandare e poi lo commentiamo insieme. Abbiamo visto un momento, credo, importantissimo nella tua carriera. Commentiamolo insieme. Sì, allora è stata un'emozione unica partecipare ai mondiali, anche se perché non avevo proprio le speranze di andare, perché inizialmente mi era stato detto che io non dovevo partecipare, ma no perché non ero qualificata, perché ero qualificata, ma perché degli arcieri della mia categoria, della mia età, a livello mondiale, non si erano iscritti. Quando poi in realtà una settimana prima del mondiale ho ricevuto la telefonata del mio tecnico federale che mi diceva: Anna, tra una settimana devi partire. Il problema è che mi ero appena diplomata, stavo in vacanza, immaginate che stavo sul bordo della piscina a prendere il sole, non mi stavo allenando da un mese e all'improvviso ho ricevuto questa telefonata. Ero misto tra emozione e terrore allo stesso tempo. Però alla fine mi sono andata subito dalla piscina, sono corsa di nuovo a Napoli perché stavo in Abruzzo e mio padre mi ha accompagnato a prendere l'arco, siamo ritornati in Abruzzo e fortunatamente il sindaco del paesino in cui andavo in vacanza mi ha dato la possibilità di allenarmi nel campetto da calcio dove si allenava la squadra del paese. Ho fatto una settimana intensiva di allenamenti perché comunque dovevo recuperare il mese in cui praticamente sono andata a mare, e solo che lo sforzo è stato un pochettino eccessivo e mi uscì praticamente un ematoma sulla spalla, che mi ha dato non pochi problemi durante il mondiale. Però dovevo combattere, cioè alla fine ero arrivata fortunatamente a partecipare, che facevo? Mi facevo abbattere, quindi ho lottato anche contro il dolore e la poca esperienza di un evento comunque molto importante e sono riuscita a vincere. Ecco, tu sei andata in un certo senso a cuor leggero, no? Hai detto io vado, mi vivo questa bella emozione. E mi hai detto io ho vinto il mondiale, ma non lo sapevo, non me ne sono accorta. Nel momento in cui hai realizzato di essere l'unica cioè nel mondo, no? La campionessa mondiale, no? Sei partita, ecco, da casa, tra il corridoio, le bomboniere, i quadri che erano nel corridoio, no? Come tu hai detto, poi hai vinto queste prime gare e poi sei arrivata e hai vinto il mondiale. Come ti sentivi? Ah, io mi sono sentita felice e nel contempo anche come se avessi raggiunto il traguardo che dovevo raggiungere. Un po' mi sono dispiaciuta perché ho detto ok, quindi sono arrivata al limite perché la mia categoria oltre il mondiale non può vincere niente. Allora ero contenta e emozionata perché come detto io non mi ero resa conto di aver vinto. Dopo che ho scoccato l'ultima freccia, mi sono girata in maniera proprio spontanea per posare l'arco e ho visto tutta la nazionale che faceva Anna, brava! Ed è stato là ho realizzato, oh mio Dio, ho vinto veramente. E ora?
Cioè, ora ho vinto, ok, ho la medaglia, ho il titolo, però adesso che succede? Alla fine mi sono resa conto che mi dovevo impegnare solo di più per portare altri risultati del genere, che purtroppo non sono più riuscita a qualificarmi per un altro mondiale. Però ho continuato a vincere medaglie a livello regionale e ora mi sto dedicando e sto dando la mia esperienza ai nuovi spiaccieri. Ecco, come ti prepari fisicamente e mentalmente per queste gare? Allora, fisicamente il tiro con l'arco è un continuo tirare perché deve essere un continuo conoscersi e imparare a sentire i movimenti, le sensazioni, perché quando tiri un qualsiasi minimo movimento, che sia piegare troppo il dito oppure lasciare la corda in maniera troppo violenta, tutto può scombussolare l'andamento della freccia. Quindi il mio allenamento è sia mentale, però allo stesso tempo è tirare. Mi alleno 3 volte a settimana, dalle 5 fino alle 9, alcune volte anche alle 10, e tiro. Continuo, tiro interrottamente per ricordarmi che cosa devo fare e al contempo è un po' difficile da spiegare il tiro con l'arco a livello mentale, perché Allora, per io esempio vorrei io non penso leggere, quando tiro. Io devo tirare e basta. vorrei leggere una frase di Coelho che ha scritto molti libri in cui si parla di arcieri, di guerrieri che utilizzano archi e frecce. Forse ci può aiutare a descrivere quel momento prima del tiro, no? Della freccia, quindi Sì. quando tu guardi il bersaglio, anche se hai già tirato con l'arco varie volte, continua a prestare attenzione al modo in cui sistemi la freccia e a come tendi il filo. Questo viene dal manuale del Guerriero della Luce. E non smettere mai di scoccare la freccia. Se l'unica cosa che ti paralizza è la paura di sbagliare, se i movimenti che hai fatto sono corretti, apri la tua mano e lascia la corda. Anche se non raggiunge l'obiettivo, la prossima volta saprai perfezionare la tua mira. Ora io non lo so se ha sintetizzato un po' quel momento prima dello scagliare la freccia, non lo so se è quello che No, si sì, prova. ha espresso benissimamente ciò che si prova ed è vero, quando tiri e hai anche un minimo dubbio di sbagliare, la freccia va male. Tu devi essere, sì, ti devi controllare tutte le tue cose, le posizioni a livello mentale, la respirazione, ma nel momento in cui scocchi devi essere sicuro e con quella sicurezza la freccia sicuramente andrà nel giallo. Un minimo dubbio. Un minimo di esitazione e va male. E lo stesso ti devi riportare questa sicurezza, anche se la freccia precedente è andata male, ti devi riportare di nuovo la sicurezza per quella là successiva. È perfettamente esatto. Infatti c'è anche un'altra frase che mi ha molto colpito, no? Perché dice: guardando il bersaglio, non concentrarti solo su di esso, ma su tutto quello che succede attorno, perché la freccia, quando viene scoccata, si imbatterà con fattori che tu non calcoli, come il vento, il peso e la distanza. Anche questo, no? Incide. Sì, questo racchiude praticamente l'hunter e il field, ovvero il tiro all'aperto, perché è vero, tu sei lì di fronte al bersaglio, però ovviamente ci può essere maltempo, il vento, la pioggia, una foglia che casualmente cade e ti distoglie anche di un po' l'attenzione, però se il tuo tiro è giusto, l'hai fatto in maniera perfetta. Tutte queste piccole sfaccettature non vanno ad intaccare il tiro, anche se una persona potrebbe pensare piove, quindi la pioggia potrebbe far scendere la freccia, cose del genere. Non è vero, il tiro se è perfetto, la freccia andrà perfettamente al centro. E tu a che cosa pensi prima di scagliare la freccia? Al bersaglio o a tutto quello che c'è intorno?
Io penso, prima di scagliare la freccia, penso solo alla freccia, cioè io mi immedesimo nella freccia, ovvero devo uscire pulita, sicura e veloce per raggiungere il mio obiettivo che sarebbe bersaglio, quindi si può dire che penso un poco a un poco in realtà. E questo lo insegni anche agli altri, perché in realtà noi ci siamo conosciute proprio a Ischia, dove quest'estate si sono svolti i campus di Lega Ambiente. E c'era un campus, c'era un corso, diciamo, in realtà una giornata che era dedicata al tiro con l'arco e lì mi è, in un certo senso mi è anche un po' iniziato a questa disciplina che mi è piaciuta molto. E noi abbiamo delle immagini che vogliamo far vedere e poi ne parliamo. Siamo con Anna Carrasco, l'arciera d'oro di Scampia, oggi qui al campus di Legambiente a Fiaiano. Ecco Anna, oggi ho incontrato questi ragazzi. Sei arrivata ad Ischia. Ecco, un tuo commento su questo campus, su quello che state facendo. Allora, prima di tutto il campo è bellissimo, ma soprattutto io sono stata solo una volta a Ischia Centro, però vedere questa altra parte di Ischia è stato bellissimo. Non mi aspettavo che era così curata, soprattutto gli spazi verdi sono spettacolari, soprattutto non mi aspettavo che ci fosse un'area prettamente dedicata al tiro con l'arco, perché neanche a Napoli ce l'abbiamo, credo ci arriviamo nelle palestre e zone all'aperto ne abbiamo veramente veramente poche. I ragazzi sono spettacolari, anche se non hanno mai praticato questo sport o non lo conoscevano, hanno subito imparato e già sono diventati quasi autonomi. Abbiamo visto le immagini di quella giornata che è stata molto bella. Prima ci hai detto, ecco, la frase di Coelho sintetizza un po' quello che accade quando fai il tiro con l'arco all'aperto. Perché tu insegni anche a tanti ragazzi. Parliamo di Sì. Ischia e poi parliamo anche della tua attività. Ok, io ho riscontrato una realtà Ischia bellissima, c'era un posto veramente bello, inoltrato nella natura, era perfettamente anche a norma di sicurezza, perché noi tirando con l'arco dobbiamo stare attenti alla sicurezza delle persone che tirano, ma anche del pubblico, semplicemente le persone di passaggio. Quindi praticamente stavamo con la collinetta dietro, il paglione, tutte le reti attorno, era perfetto per tirare. Poi ho visto anche i ragazzi che si approcciavano al tiro con l'arco entusiasmo, volevano provare, ed è stato veramente una delle manifestazioni o i corsi più belli che io abbia partecipato e cioè dovevo insegnare ai ragazzi. Anche perché io ora sono atleta, ma sono anche tecnico, infatti sono il tecnico della mia associazione, insegno ai ragazzi sia nelle scuole, partecipando a PON, anche semplicemente di volontariato, perché facciamo manifestazioni anche di volontariato per far conoscere sia lo sport, sia far vedere ai ragazzi, specialmente di Scampia, che sono abituati a calcio e forse karate. A fargli capire che non esiste solo quella tipologia di sport, ma anche il football. Tu insegni, quindi chi sono i ragazzi che si avvicinano a questo sport e soprattutto a che età ci si può avvicinare a questo sport? Al tiro con l'arco si avvicinano persone di tutte le età. Però ultimamente, cioè da qualche annetto, sta andando molto di moda per le ragazzine di 12-13 anni. Infatti, solo quest'anno si sono iscritte 8 ragazze, tutte donne d'altronde, che hanno iniziato ad allenarsi con noi. Infatti, questa domenica è stata anche la loro prima gara, che erano emozionatissime. Una ragazza si è messa a piangere per l'emozione. Però è stata solo una cosa emotiva iniziale. Fare da tecnico mi piace tantissimo, anche perché mi ci vedo un pochettino. Anche io avevo queste emozioni, queste paure iniziali, la paura di non andare bene, e avrei sempre voluto avere un tecnico che mi supportasse, perché non so se tu me l'hai accennato,
praticamente io e mio fratello ci siamo autogestiti dall'inizio perché non avevamo un vero tecnico. Quindi amo la mia posizione per questo. Mi piace essere di supporto agli arcieri, ai nuovi arcieri, perché io ho in passato il supporto, tranne da mio fratello, non ho, da veramente una figura professionale non ho mai avuto. Cosa ti sentiresti di dire ad un giovane che si vuole avvicinare a questa disciplina? Gli direi semplicemente di iniziare perché è uno sport bellissimo che ti aiuta ad aumentare l'autostima e la sicurezza in te e soprattutto veramente ti soddisfa pieno sotto ogni aspetto. Si può dire che questo sport ti ha cambiato la vita? Si può dire che no, che mi ha cambiato la vita, ma praticamente è diventato la mia vita. Io gestisco il lavoro, le uscite, gli amici, qualsiasi cosa, vedendo prima gli impegni del tiro con l'arco, perché il tiro con l'arco è diventata la mia vita. Ora, se non dovessi più fare da tecnico, non dovessi mai più prendere un arco in mano, cioè la mia vita sarebbe veramente vuota, non saprei descriverla. Ecco, se guardi, riguardi tutto il tuo percorso, no? Tu sei partita da piccola, è nato un po' come una passione, poi sei diventata campionessa mondiale. Ci sono dei rimpianti? Oppure volevi fare, ecco, il tuo percorso per come è stato, ti va bene come è stato? Oppure c'è qualcosa che magari di cui ti sei pentita, qualcosa a cui hai dovuto rinunciare? Non lo so. Io ho dovuto rinunciare a molte cose, soprattutto perché iniziando da piccola, praticando uno sport comunque da adolescente, diciamo che i miei coetanei non capivano appieno l'impegno che io avevo verso lo sport che amavo. Quindi ero rimasta sola, non avevo tanti amici perché non capivano il perché io non uscissi con loro. Quindi a livello sociale, è stato molto, molto dura. La stessa cosa anche a scuola, i miei professori, ora penso sia cambiata un pochettino la situazione scolastica, però all'epoca non mi sopportavano anche i professori, non prendevano in considerazione che potessi fare qualche giorno di festa in più perché stavo nella nazionale, quindi non stavo proprio a Napoli. Quindi mi sono sentita un pochettino legata e rallentata, come se qualcuno mi volesse trascinare indietro invece di aiutarmi ad andare avanti, sia a livello appunto di amicizie, sia proprio di scuole. Il mio percorso è stato pesante e difficile. Le uniche cose che cambierei è avere appunto una struttura adatta dove allenarsi tranquilla, dedicata solo al tiro con l'arco, dove potrei allenarmi sia per le gare esterne sia quelle interne. Una struttura nostra che potremmo chiamare casa. E diciamo, avere tutte queste rinunce sono valse, no? Comunque, non ti hanno portato ad essere triste per questa cosa, no? Non ti hanno creato, perché poi penso che con il passare del tempo, avendo poi avuto dei risultati, tu non ti sia pentita, cioè anche fare questi sacrifici, si sa che i successi sono figli del sacrificio. Credo che non ti sei pentita. Sì, no, io non mi sono mai pentita di niente, rifarei, anche se nello stesso percorso lo rifarei sempre da capo. Diciamo che il dispiacere e le cose negative, andavano sempre al di sotto della mia felicità. Io ero troppo contenta di quello che stavo facendo e di quello che io stavo creando e tutt'oggi, vedendo quello che ho creato insieme alla mia famiglia, perché poi il tiro con l'arco mi ha aiutato anche a stare sempre in famiglia, sempre con i genitori e penso che pochi ragazzi si vivono i genitori come ho fatto io, perché sì, a casa, però abbiamo uno sport in comune, gestiamo un'associazione in comune, la domenica siamo sempre insieme perché andiamo a fare le gare, ci organizziamo, quindi sia a livello familiare che personale, di obiettivi sportivi, la mia felicità ha superato qualsiasi cosa negativa sia mai successa in passato.
Quindi non oso immaginare a chi è stato dedicato il tuo mondiale, alla tua famiglia, immagino. Sì, è stato dedicato alla mia famiglia, sia quella di sangue, sia chi porta la maglietta di Arcilievo Napoli, ma in particolar modo il mondiale l'ho dedicato a un arciere che comunque mi ha cresciuto anche lui insieme a mio fratello, che purtroppo però è venuto a mancare per leucemia un paio di anni fa. Quindi la medaglia d'oro l'ho dedicata soprattutto a lui, perché è stata la prima persona insieme a mio fratello che mi ha sempre spronato. Infatti mi chiamava anche Mula, no Mulan, come il cartone, ma proprio la Mula, perché ero testarda ed ero caparbia e qualsiasi cosa mi dicessero le persone camminavo diritto senza pensare a niente. E lo vogliamo ricordare il suo nome perché non l'hai detto. Si chiamava Luca Ruffino ed era anche lui un arciere che Napoli e aveva anche lui a fondo. Ho ancora la sua padelletta che sarebbe si mette al dito per tirare la corda, ce l'ho ancora conservata dentro la faretra. Quindi è stato un incontro molto importante per te. Sì. Ora, ecco, io volevo chiederti, prepari tanti atleti, come fai a scegliere chi è adatto a un determinato tipo di gara, chi deve gareggiare, cosa gli dici? Perché io penso che un atleta deve essere anche pronto a perdere, no? Perché magari ecco un fattore esterno, in una prova fatta proprio all'esterno, abbiamo visto prima il vento, qualsiasi opzione, no? Potrebbe anche determinare una sconfitta. Cosa gli dici? Sì, allora io inizialmente gli atleti, soprattutto ora perché sono la maggior parte piccoli, li faccio sempre iniziare partecipando alle gare indoor al chiuso per poi portarli all'esterno, perché le gare al chiuso li focalizzano meglio sulla posizione e appunto non si fanno confondere dalle situazioni esterne, perché essendo le prime gare. Quelle là esterne sono anche un po' più lontano e troppo sovraccarico per l'atleta, troppe cose da metabolizzare in quel momento. Quindi vi faccio iniziare con le gare indoor e semplicemente gli dicono che devono divertirsi, che si devono divertire, che non devono avere appunto paura di sbagliare e se si sentono di sbagliare perché devono anche imparare a saper sbagliare. Perché il tiro con l'arco, anche quando prima di spaccare la freccia, spesso ti rendi conto che stai sbagliando qualcosa e che quella freccia non la dovresti lasciare, però lo fai lo stesso perché entri in una mentalità un po' sbagliata di voler per forza fare il giallo, anche se non sei convinto. Quindi per questo io dico: anche se dovete sbagliare, sbagliate perché tanto non succede niente. Ogni freccia scoccata può essere recuperata, ogni sbaglio c'è sempre la soluzione. Loro fortunatamente riescono ad accettare questo, o a capirlo, questo mio modo di insegnare o di mentalità sportiva, arcieristica, e fortunatamente vanno in gara, si divertono, anche se sbagliano, non si avviliscono, continuano a sorridere, continuano a concentrarsi e a fare quello che fanno, che praticamente è un allenamento, semplicemente una palestra differente. E tu sei, a quanto ti ho potuto conoscere, sei una persona molto empatica, quindi riesci anche a entrare un po' nella psicologia dei tuoi atleti. Dipende anche dal lavoro che fai nella vita, perché tu nella vita svolgi anche un lavoro che è al servizio degli altri, lo vogliamo dire. Sì, allora, fortunatamente quest'anno, dopo 3 anni di attesa, sono riuscita ad entrare in ospedale come operatore sociosanitario e sono nel reparto di rianimazione, che è appunto un reparto abbastanza pesante. Sono una persona fortunatamente da sempre, anche molto empatica, quindi riesco sia a immedesimarmi sia negli arcieri,
e a questo punto anche nei miei pazienti a capire come si sentono. E quindi riesco subito a capire e captare cosa l'altro ha bisogno, anche semplicemente con uno sguardo, anche se non mi parlano. Anche se ogni atleta non ha sempre bisogno delle stesse cose. Per esempio, ci sono persone che vogliono l'anna un pochettino più dura, che dicono che li mette a posto, o un'anna un po' più dolce e tenera. Quindi sì, fortunatamente sono brava a capire le persone e cosa provano, soprattutto il tiro con l'arco. Quindi si mette il tiro con l'arco, più empatia, è un connubio perfetto. Per loro tu sei un modello, perché sei il massimo modello a cui aspirare, hai anche una grande responsabilità. Come si fa a vivere con questa responsabilità? Come hai detto tu, nel momento in cui ho scoperto di aver vinto il mondiale, ho detto adesso cosa faccio? E quindi per loro tu sei un modello. Come ti senti ad essere un modello? È abbastanza pesante in realtà, perché devi comunque rispettare delle aspettative che gli altri si creano su di te. Loro qualsiasi problema hanno, qualsiasi dubbio, subito vengono a domandare: Anna, allora come si fa? Come è così? Ma se faccio in quest'altro modo? E anche se ci sono cose che anche io ho dubbi, perché anche se tiro da 15 anni, tutti possono avere dei dubbi, mi devo sempre far vedere sicura, non devo far vedere che ho delle preoccupazioni o delle pressioni, perché se cado io, di conseguenza cadono anche loro con me. È un peso che porto sulle spalle, però è piacevole, mi piace. Cioè, non so come spiegarti, ma continuerei la vita a fare da tecnico e a le altre persone. Quindi a questo punto la tua vita è dedicata a questo sport, quindi voglio sapere che cosa rappresenta per te il tiro con l'arco. Il tiro con l'arco per me rappresenta, come ho detto prima, il mio mondo. Quando tiro è un momento dove ci sono solo io. Quindi qualsiasi cosa mi circonda, qualsiasi pensiero, problemi, lavoro, persone, niente, non esiste più niente. Quindi mi piace tirare perché mi fa pensare semplicemente a me e a quello che sto provando in quel momento. Come l'insegnare invece mi piace e lo amo perché penso a alla persona che ho di fronte e cosa necessita di quella persona. Quindi ho sia tempo. Il tiro con l'arco mi dà sia la possibilità di pensare a me stessa, sia a dedicarmi singolarmente alla persona che ho di fronte. E adesso mi viene spontaneo, abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente. Quali saranno i tuoi prossimi progetti futuri, sia con i tuoi atleti, sia i tuoi? I miei personali, continuo ad allenarmi, ovviamente. Spero di partecipare alla Coppa Italia dell'anno prossimo, però invece per i miei atleti in realtà già ci sto lavorando e quest'anno si dovrebbero qualificare 4-5 ragazze, oltre la squadra senior che già è qualificata, ne sono sicura perché stiamo facendo anche i campionati italiani da un bel po'. Quindi a livello di tecnico porterò i miei ragazzi sul podio dei campionati italiani. A livello personale, spero di risalirci io. Ecco, noi siamo felicissimi di averti avuto con noi perché la tua storia è davvero sensazionale, una storia bellissima, no? In genere quando si sente parlare di scampi, a volte si sente parlare anche di episodi di cronaca, no? È bello sapere che da un quartiere come Scampia, ecco, lo sport, la forza, il coraggio, la dedizione, la forza vera e propria di volontà porta a grandi traguardi, i tuoi, ma anche quelli dei tuoi atleti. Quindi noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questi tuoi sogni futuri, Grazie. progetti, a te e anche alla tua scuola, no? E ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie mille. È stato un piacere anche per me incontrarvi.
Prima di concludere, visto che abbiamo parlato di tiro con l'arco, volevo leggere una frase metaforica sul tiro con l'arco del Dalai Lama. Una freccia può essere scagliata solo tirandola prima indietro. Quando la vita ti trascina indietro con le difficoltà, significa che ti sta per lanciare in qualcosa di grande. Concentrati e prendi la mira. Noi ci rivediamo nella prossima puntata.